Dottore Sanseverino, oggi è la giornata della memoria delle vittime del Covid. Iniziamo con un suo ricordo. Purtroppo tanti medici hanno perso la vita, medici come lei, in prima linea. Certo, ricordo tanti medici, in primis il dottore Magliocca, un medico di questa azienda ospedaliera, delle malattie infettive proprio, fra l'altro, che ci ha lasciati all'inizio di dicembre. Adesso siamo in attesa di che finisca questo lockdown per poter intitolare insieme ai vertici aziendali. Io mi sono fatto promotore di una richiesta da parte di molti colleghi di intitolare il reparto a lui, e quindi lo ricorderemo anche in questo modo. Che ricordo ha di lui e degli altri colleghi in particolare? Mario Magliocca è una persona molto gentile, molto competente, esperto di medicina interna, di malattie infettive. Non ricordo mai di averlo visto alterarsi per un qualcosa, insomma era sempre disponibile, ci ha lasciato, è stata una grossa perdita. E poi abbiamo perso anche, ricordiamo, il dottore Leonardo Nargi, il dottore Pascale, un altro collega che era in pensione, che è morto fra l'altro nel mio reparto durante un mio turno. E, insomma, sono state grosse perdite. Adesso sta lottando anche per la vita un altro collega, il dottore Frieri, direttore sanitario dell'ASR, che purtroppo ha a causa del suo impegno, sì, per gestire la fase delle vaccinazioni, praticamente ha avuto un malore, adesso è in rianimazione, sta lottando anche lui tra la vita e la morte per riuscire a superare questa grave malattia che l'ha colpito. Dottore, facciamo un passo indietro di quasi un anno, il 13 aprile del 2020, lei prese il Covid. Che ricordi ha in particolare proprio di quella giornata? Diciamo il 13 aprile, purtroppo non ho preso il Covid, ho preso qualche giorno prima, io avevo la febbre da alcuni giorni. Il 13 aprile lo ricordo bene perché era il giorno di Pasquetta, anche se come quest'anno sarà una Pasquetta strana, particolare, eravamo in pieno lockdown e io avevo la febbre da qualche giorno, e quel giorno mi recai in pronto soccorso perché non avevo altri sintomi, per la verità, avevo solo la febbre e una lieve astenia, e quindi decisi di venire in pronto soccorso per sottopormi a una TC del torace, un attacco del torace che purtroppo si rivelò positiva. Addirittura avevo rimandato delle cose da fare nel pomeriggio perché pensavo di poter tornare a casa, e invece poi sono tornato a casa dopo 4 mesi, il 10 agosto, quindi dal 13 aprile sono tornato, oddio, ho rischiato anche di non poterci tornare, però diciamo che sono stato circa 4 mesi lontano da casa, ero sceso un attimino per fare un attacco e mi sono trovato in questa tremenda malattia. Ecco, che ricordiate quei 4 mesi? Insomma, forse è difficile, forse è meglio, preferisce mettere da parte quei ricordi, però. No, vabbè, ci penso tante volte, molte volte me lo fanno pensare i miei colleghi, amici dell'ospedale, qualcuno ancora mi ferma e sente il bisogno di dirmi che aveva visto quegli esami tremendi, una delle TAC, non quella del 13 aprile, ma una di quelle successive. E qualche giorno fa è capitato un tecnico di radiologia, con cui spesso scherziamo, eccetera, che ha sentito il bisogno di confessare che lui non pensava, l'ha vista con i suoi occhi, mi disse, quella TAC, che non pensava assolutamente che potessi farcela, tanto che era disastroso quell'esame. E i ricordi sono tanti. Diciamo, i primi giorni stavo relativamente bene, tanto è vero che ho avuto anche la forza di cambiarmi una lampadina nel bagno, mi ricordo, nel bagno del reparto, che poi era il mio reparto, dove stavo lavorato fino a pochi giorni prima da medico, cambiarmi una lampadina che si era fulminata perché il personale di assistenza della manutenzione aveva paura a venire nei reparti Covid, ovviamente, e quindi me la cambiata. Insomma, stavo bene, poi rapidamente, invece, dopo 6 giorni, ogni 2 giorni c'era un passo purtroppo verso l'aggravamento, fino a che
sono stato spostato poi dopo 4 giorni nel reparto di rianimazione che è qui davanti a me, la palazzina Alpi, la famosa palazzina ex Alpi, è diventata palazzina sì. Covid, dove poi ho fatto tutto il percorso, sono stato intubato, ho sognato, mi sono risvegliato ai piedi di quella palazzina mentre mi portavano, era giugno, era inizio di giugno, quindi 13 aprile, inizio di giugno, sono risvegliato su una barella, è quello che poi dopo ho capito di trovarmi su una barella e avevo il cielo su di me, non c'erano quei gazebo che sono stati montati adesso, quindi si usciva dalla palazzina e si andava nel reparto di rianimazione, diciamo, normale, perché intanto ero risultato negativo a vari tamponi e quindi potevo, la palazzina venne chiusa, allora venne chiusa e si festeggiava, io l'ultimo paziente, sono stato il primo, uno dei primi a entrare nella palazzina Covid, è l'ultimo a uscire di quella che si pensava potesse essere una chiusura definitiva, perciò si festeggiava, si apriva lo spumante, eccetera. E mentre invece poi purtroppo, come sappiamo, è stata riaperta a novembre e poi non è stata più chiusa purtroppo. Dottore, ultimissima cosa, qual è la cosa che desiderava di più in quei 4 mesi di ospedale? Beh, tralasciando i mesi, diciamo il mese abbondante di 50 giorni in cui sono stato in rianimazione, in cui ho solo sognato e quindi non ho potuto pensare a nulla. Successivamente, certo, quello che mi ha mancato di più è la mia famiglia e poi ho visto tutti i messaggi di partecipazione dei miei pazienti, amici, molti che non pensavo che potessero ricordarsi di me, invece lo hanno fatto, molti pazienti si sono ricordati anche per un breve passaggio, semmai in pronto soccorso, in un breve ho interagito con loro per pochi minuti, eccetera, si sono ricordati di me e quindi ho cominciato a sentire la mancanza anche del lavoro, cosa che poi si è continuata successivamente durante il mio periodo di convalescenza a casa. Ho avuto una complicanza che mi ha impedito di tornare quando volevo, cioè dopo un paio di mesi dall'uscita dalla rianimazione, quindi sono potuto tornare a febbraio dopo quasi 10 mesi dall'inizio di tutta questa vicenda, per me almeno.